Oggi abbiamo deciso in modo simbolico, in una giornata in cui ci sono anche tanti eventi in mare, di portare delle barche nel mare, testimoniare che il mare è il luogo in cui si salvano le persone, in cui nasce la vita, in cui magari dovremmo unire popoli per salvare il mare dalla plastica, dalla distruzione della flora e la fauna, di salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Invece abbiamo diversi governi occidentali che perpetuano disuguaglianze e ingiustizie e che vogliono fare la guerra dei penultimi contro gli ultimi. Noi siamo assolutamente assieme a Carola. Oggi la nostra imbarcazione mediterranea partecipa a questo corteo acqueo e per la giornata di oggi sarà ribattezzata Free Carola, perché riteniamo che l'esercizio del diritto esercitato dalla comandante della nave Sea-Watch 3 sia stato un esercizio giusto e corretto. È stato tentato in tutti i modi di impedire quell'attracco e quello sbarco. Noi sappiamo che la Convenzione internazionale impone, nel momento del salvataggio, di arrivare allo sbarco nella maniera e nel modo più vicino, nel porto sicuro maggiormente vicino. Ed era, ed è, Lampedusa. Quindi bene ha fatto Carola e per quanto ci riguarda il nostro sostegno, la nostra solidarietà si dimostra ritornando in mare prima possibile. Noi ci sentiamo di schierarci, oggi a mare si dà una testimonianza di una fotografia che Napoli non perde quella sua caratteristica che la storia ci ha insegnato, cioè luogo in cui sono venuti tutti i popoli, le religioni, le culture, le razze hanno fondato quella che è una delle città più ricche di storia al mondo. Altri vorrebbero fondare un'Europa e un paese fondato sul rancore, sull'odio, sulla divisione, sulla discriminazione, sulle guerre, sulla caccia al nemico. E non capiscono, ecco, questo moto nostro anche di sussulto e scuotere un po' con le coscienze degli indifferenti, perché poi sarà troppo tardi. Quando consideriamo normale che viene arrestata una donna perché salva delle vite umane, mentre dovrebbe essere il contrario, cioè bisogna ringraziare chi salva le vite umane perché è un dovere, e semmai si dovrebbe arrestare chi consente a delle persone di morire in mare. Ma questo avverrà, è una questione solamente tra qualche anno. E tra qualche anno, quando ci saranno i tribunali che processeranno i governanti, il sindaco di Napoli e la città di Napoli si costituirà parte civile, quindi è uno schieramento, non pretendiamo assolutamente che siamo tutti d'accordo. Siamo partigiani, ecco, mica erano tutti partigiani quando c'erano i nazifascisti. Io spero che non sia l'opinione pubblica a determinare se io debbo essere salvato o meno. Spero che il diritto, le leggi e le convenzioni continuino a far sì che chiunque di noi sia salvato laddove sia in stato di bisogno e necessità in mezzo al mare. Erano a rischio delle vite, 40 vite umane, e tra parentesi ricordiamo che in questi giorni sono sbarcate altre 200 persone su cui nessuno ha detto niente, per cui è chiaro che ci sia un forte attacco, una forte attenzione semplicemente su quello che è l'azione delle organizzazioni non governative, perché comunque le persone arrivano e vengono, sbarcano senza nessun tipo di freno. Quando tutte queste testimonianze da persone diverse che non si conoscono tra loro concordano nel raccontare sevizie di persone che hanno bevuto acqua di mare, di persone che sono state tenute senza cibo per giorni e giorni, di sevizie con il telefonino accanto per farsi mandare i soldi, quei famosi soldi che si dice sono in possesso dei migranti stessi, no? Io gli risponderei: ma perché non prendono l'aereo e vengono con il permesso di turismo? Ebbene, chi se lo può permettere viene in Europa col permesso di turismo. Quelli che abbiamo raccolto noi al limite della morte non avevano questa possibilità, sono soltanto stati ricattati, a volte per un mese, tre mesi, a volte per un anno. Ci sono persone che rimangono in Libia imprigionati per anni. Chi salva è un criminale oggi e chi chiude i porti è un eroe. E questo è un paradosso da cui dobbiamo uscire assolutamente. Le ONG sono criminalizzate, esprimere solidarietà, fare solidarietà è diventato un reato in Italia come in Francia come in altri paesi. Carola ha fatto bene, ha fatto benissimo. Il suo gesto noi lo apprezziamo, lo ammiriamo, dispiace che sia stato accolto da molti con odio e con misoginia. Dedico questo importante primo corteo a mare a Carola Rackete,
e a tutte le donne e gli uomini perseguitati per ragioni di giustizia. Provo imbarazzo per uno Stato che ha perso il senso dell'equità e della misura. Uno Stato è forte non se mostra muscoli arrugginiti, ma se ha la capacità di attuare fino in fondo i valori costituzionali. Quindi oggi mi sento di schierarmi senza alcuna forma di tentennamento nei confronti di questa comandante che ha fatto quello che ogni persona che è rimasta umana avrebbe fatto. Discutiamo su quali sono i paesi tranquilli, cosiddetti tranquilli in Africa, si contano sulle punte delle dita. Ci sono paesi che noi neanche sappiamo che siano in guerra, ma lo sono, in maniera anche molto cruenta. E questo è anche un dato che va raccontato, c'è una ONG che ogni anno aggiorna il cosiddetto Atlante delle guerre. Ecco, Salvini probabilmente dovrebbe leggerselo ogni tanto la sera prima di andare a dormire.